Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, eccoci qui finalmente con questa fantastica gomma siliconica che ho comprato da un negozio che si chiama Antichità Bel Sito, che si trova qui a Roma, nella mia città. Per chi fosse di Roma, dovete prendere la metro A fino a Baldo degli Ubaldi e da lì sono 5 minuti a piedi. E inoltre ho comprato anche questo colorante per resina, sono 50 ml ed è colore bianco. Lo proveremo poi insieme in un prossimo Scopriamo, creiamo con la resina, non lo so. E vi farò sapere com'è. E insomma, niente. Allora, passiamo subito a vedere cosa ci serve per realizzare questi stampi. Allora, innanzitutto qualche piccolo consiglio. La gomma siliconica si può colorare, mi ha detto il signore del negozio, molto gentile, o con dei coloranti appositi oppure con qualsiasi cosa che non sia, diciamo, chimica, perché potrebbe alterare la gomma siliconica. Quindi io la andrò a colorare con i pastelli che uso per sfumare il fimo, che sono anche quelli che uso per colorare con la resina, e speriamo che vadano bene. E inoltre va mescolato, diciamo, finché non diventa omogeneo e non è una gomma siliconica che dovrebbe fare bolle, diciamo, sullo stampo. Magari possono venire in superficie, ma non verranno nell'oggetto. Quindi speriamo bene. Allora, ci servirà quindi per creare gli stampi la gomma siliconica e il catalizzatore, dei cutter, io li ho comprati dal cinese e userò questi qui quadrati e poi questi qui a farfalla che trovo adorabili, veramente belli belli. Questi qui, ci servirà poi della plastilina, questa qui, oppure del pongo e diciamo della carta da forno per stendere la plastilina in modo che non si attacchi alla superficie di lavoro e poi ovviamente una bilancia di precisione. Allora, ci tengo a dire innanzitutto che ho visto questa gomma siliconica da Taris Creazioni, che l'ha comprata, e ho visto appunto dai suoi video che gli stampi vengono molto molto bene, quindi abitando a Roma ho deciso di andarla a comprare subito. E ho visto anche da lei il fatto che usa sotto il bicchiere o allo stampo la plastilina, e Lady Giorgia utilizza il pongo e viene bene lo stesso, quindi credo che anche il pongo sia efficace. In alternativa, come ho visto da Erika Kawaii, potete utilizzare lo scotch sotto al bicchiere. Ovviamente vi servirà anche un bicchierino e un cucchiaio per girare il tutto, mi ero dimenticata. Allora, la cosa importante da sapere è che il rapporto catalisi è di 100 a 5, ovvero bisogna aggiungere il 5% del peso della colla, della gomma siliconica, scusate. Allora, andiamola ad aprire. Wow, molto figa. Forse dovrei usare i guanti, voi usateli, non li sto usando perché non li ho a portata di mano e sicuramente sbaglio perché sento che mi impiastriccerò molto. Allora, la gomma eccola qui. Adesso io vado ad accendere la mia bilancia e vado a colare. Oddio. Vado a colare all'interno la gomma. Forse facciamo così, aggiungo un po' di gomma, così arriviamo a 100. Allora, ero a 87, quindi devo aggiungerne esattamente, aiuto, 13 grammi. Guarda come viene un fail perché non catalizza, come me la sento. Ok, quindi adesso sono 100 grammi di gomma siliconica. A questo punto andiamo ad aggiungere 5 grammi di componente B, ovvero di catalizzatore. Il catalizzatore va agitato, quindi lo andiamo ad agitare bene prima dell'uso. Ecco qui. Ho paura di fare danni, facciamo così. Ok, ok.
sta colando tutto, devo dire questo contenitore non è molto pratico. 4 e 5. Ok. Ok, ora andiamo a mescolare il tutto finché non diventa, diciamo, omogeneo, cioè il liquido non si, diciamo, amalgama alla colla, dai, alla gomma siliconica. E quindi ci rivediamo tra pochino, non appena sarà tutto ben mescolato. Ok, ci siamo, il composto mi sembra omogeneo, il liquido si è amalgamato bene con la gomma siliconica. Quindi a questo punto io andrei a metterne metà di questa gomma in un altro stampo, in un altro bicchiere, scusate, perché vorrei fare due colori diversi di stampi. Adesso la vado a versare all'interno di quest'altro bicchiere. Tra l'altro non so in con 100 grammi quanti stampi ci vengono, lo scopriremo. Ecco qui. Perfetto. Ne ho versata metà di qua. E adesso andiamo a colorarla. Andiamo a colorarla con i pastelli che uso per il film. Allora, quindi andiamo a grattare un po' di questo dentro alla gomma siliconica. Ne metto poco perché non so quanto colora. Mischiamo. Questo, essendo un colore bianco, io lo voglio appena appena rosino. Ok, il nostro rosa pastello è pronto e io vado a creare il color vaniglia con lo stesso metodo, grattando il giallo all'interno dello stampo. Perfetto, i nostri colori, eccoli qui, sono pronti e adesso arriva la parte più divertente. Speriamo che sia divertente e non una catastrofe. Allora, andiamo a prendere un pezzetto di carta da forno e l'andiamo a mettere qui. Anche perché non vorrei macchiare di gomma, ecco, vedete che già ho bagnato tutto qua sotto. Ok, allora andiamo a mettere qui, così, in questo modo. A questo punto andiamo a prendere la nostra plastilina e ne prendiamo un pezzetto e andiamo a fare una pallina. Allora, ho preso una pallina di plastilina e l'ho stesa con la macchina della pasta e adesso ci andiamo a posizionare sopra il cabochon che vogliamo riprodurre. Questo qui me l'ha mandato una mia amica. Ecco qui, lo premiamo per bene. Attenzione che non buchi... Fate attenzione a non bucare dietro, altrimenti credo che coli. Ok, più o meno così, in questo modo. Andiamo a premere bene il cutter all'interno della plastilina, così che la gomma non esca. Ok, in questo modo. E a questo punto andiamo a colare all'interno la gomma. Metto questa giallina vaniglia, visto che è vaniglia. E vediamo, anzi no, aspettate, va. Ho visto fare a Lady Giorgia un serpentello di plastilina tutto intorno allo stampo per far sì che la gomma non fuoriesca. Quindi direi, per precauzione, mettiamo un po' di plastilina intorno, così, in questo modo, tanto diciamo per essere sicuri. Qui posso tirare i bordi di questa qui. Ok, così, qui faccio lo stesso. Qui soprattutto mi sembra un po' frangilino, non vorrei fare danni a spiegare tutta la gomma. Ok, a questo punto andiamo a colare all'interno la gomma siliconica. Mamma mia, speriamo bene ragazzi, ho un'ansia. Allora, ovviamente credo che debba ricoprire tutto quanto il charm. Un po' questa come si stende, ovviamente credo sia poca, però intanto facciamola stendere in modo omogeneo. Andiamo a mettere un'altra due lati. Ok, mettiamo anche un po' qui. Perfetto.
Ok ragazzi, adesso vado a ripetere la stessa cosa con degli altri cabochon e... Ok ragazzi, eccoci qui. Allora, per voi è passato un secondo, per me un'eternità. Veramente ci ho messo tantissimo a cercare di posizionare i cabochon come volevo io. Spero veramente che non strabordi nulla e che gli stampi vengano bene. Non vi dirò ovviamente cosa c'è sotto ai tre che ho fatto in questo periodo, e in questo periodo, in questo secondo diciamo, perché voglio che sia una sorpresa. Intanto con 100 g di gomma silicone si riescono a fare questo numero di stampi. La dimensione degli stampi più o meno è diciamo questa qui, se riuscite a capirlo da qui. E quindi niente ragazzi, io vi saluto e mi raccomando, restate connessi per vedere il video dello scopriamo gli stampi in gomma siliconica. Ciao!